Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Valerio Masia. Visita in Egitto per il segretario di Stato americano Anthony Blinken, che nel suo nuovo tour nella regione questa volta non farà tappa in Israele. Obiettivo della missione è sempre quello di cercare di avviare un accordo per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, obiettivo che sembra sempre più difficile prima della scadenza dell'amministrazione Biden. Nel frattempo, il gabinetto di sicurezza di Israele ha aggiornato gli obiettivi della guerra. Le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il gabinetto politico e di sicurezza ha aggiornato gli obiettivi della guerra in modo che includano la seguente sezione: il ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case. Israele continuerà ad agire per raggiungere questo obiettivo. Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, che ha scatenato la guerra a Gaza, data dopo la quale sono iniziati scambi a fuoco quasi quotidiani sul confine fra il gruppo libanese Hezbollah e Israele, decine di migliaia di residenti del nord dello Stato ebraico hanno lasciato le loro case. Gli sfollati del nord sono in gran parte ospitati in hotel pagati dallo Stato ebraico. Nel frattempo, il maggiore generale israeliano Ori Gordin, capo del comando settentrionale delle forze di difesa, chiede di lanciare un'incursione su larga scala in Libano per creare una zona cuscinetto. L'offensiva via terra consentirebbe di far arretrare le milizie di Hezbollah che bombardano la zona di confine israeliana. Contro questa ipotesi si è schierato il ministro della difesa Gallant, messo in discussione nelle ultime ore da Netanyahu. Gallant infatti ritiene che questo non sia il momento giusto per un'azione del genere e vuole favorire gli sforzi per raggiungere una soluzione diplomatica nel nord e un accordo di cessate il fuoco e di presa degli ostaggi a Gaza. I combattimenti vanno avanti. L'agenzia di stampa palestinese Wafa e l'emittente araba Al Jazeera affermano che 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in bombardamenti israeliani che stanotte hanno colpito una casa nella città di Gaza e un accampamento di sfollati a Deir el-Balah, nel centro dell'enclave palestinese. Di quanto sta accadendo a Gaza parla il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Niente giustifica la punizione collettiva inflitta da Israele alla popolazione della striscia di Gaza, dove il livello di sofferenza è inimmaginabile. Il livello di morte e distruzione raggiunto nell'enclave palestinese non ha paragoni con quello che ho visto da quando sono diventato segretario generale nel 2017. Infine, Israele avrebbe restituito alla Giordania il corpo di Maher al-Yazi, un giordano che domenica scorsa ha sparato a 3 israeliani al valico di Allenby. La decisione di restituire il corpo alla Giordania è stata presa in seguito a forti pressioni da parte dei giordani e al fine di mantenere la qualità delle relazioni di sicurezza tra i paesi. E per oggi è tutto. Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni, segui e notifica e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.